Ciao ragazzi, sono Master Vola, scarico carico. In sottofondo una bellissima Lady Marmalade, Lady Marmellata. Ai tempi la cantava in 70 una certa Patti LaBelle, poi l'hanno rifatta anche i cantanti di oggi con cantanti più moderni, ha fatto dei video molto 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 bella questa canzone, carichissima, proprio carichissima. Questa è la versione con Christina Aguilera e delle altre cantanti. Allora, dunque, l'argomento di oggi mi è nato dal fatto che è successo ieri, cioè sono anche abituato poi a queste cose. Ieri ho fatto una posa di braccia live, poi l'ho messa su un breve clip di pochi secondi, un doppio bicipiti, l'ho messo sui miei profili Facebook, gruppo MVS, gruppo anti-age, sempre MVS. Profilo personale e anche in TikTok. Ho messo c'è anche lì il video, ci sono tante clip, andate a vedere. Master trattino basso, Master Wallace, mi trovate anche lì, oltre che in Instagram. Ma niente, si è scatenato un putiferio perché Master quando fa il doppio bicipiti, ragazzi, cioè, ragazzi, quello è. Quindi. C'è stato poi anche il solito effetto booster, no? Che dopo queste cose c'è sempre un aumento di abbonati al coaching, eccetera, eccetera, perché Master veramente spacca. Mi dico, Master, tu alla tua età con quel fisico senza doping, tu spacchi, fatti vedere più spesso. Ragazzi, io faccio quello che posso, lo faccio ovviamente, perché... E quindi l'argomento, poi molti mi hanno chiesto, ma Master, quelle braccia, ma come hai fatto, ci spieghi quella... Allora, io ho fatto tanti video sulla massa delle braccia, tanti articoli sul sito Italian Body, tantissimi. Se voi scrivete in Google massa braccia Italian Body, oppure 50 di braccia Italian Body, lo scrivete su Google, trovate tantissimi articoli. Quindi, vabbè, rifarò qui un po', come dire, un sunto di tutta la situazione. E nella foto della copertina che vedete c'è Master quando aveva 52 di braccio che pesava 112 kg e è la foto, una delle foto attuali, a 48 di braccio magro sui... Adesso quella foto lì probabilmente ero un po' meno sui 95, adesso sono sui 97, ma sto mantenendo la stessa definizione, anzi cerco di migliorarla. Comunque ci sono molti chili in meno, però... La misura è 48 a freddo, che poi pompato diventa 50. Allora, ragazzi, quella foto lì era 52 a freddo, da pompato era anche di più. Comunque, come vedete, la situazione è che prima bisogna raggiungere la massima misura in massa, e questa non si raggiunge dopo pochi anni, si raggiunge dopo molti anni, ok? Questo vi permetterà, quando dovrete dimagrire da magri, ad avere una misura, la teoria dei conti magri, comunque ad avere una misura alta. Cioè, io non potrei avere un 48 a freddo se in massa non avessi raggiunto un 42, non so se mi spiego. Perché quando siete magri, la misura del braccio tenderà sempre a calare. Questo è assolutamente inevitabile. Per cui più diventerà alta la misura in massa e più la manterrete da magro. Ecco qual è il punto, no? Allora, vedete, poi... Allora, molti ragazzi sono sconfortati perché mi dicono: Master, io nelle braccia faccio fatica, non sono dotato, cresco molto, molto lentamente. 40 di braccio per me sono un miraggio. Allora, ragazzi, nelle braccia c'è da dire che ci sono persone che sono più dotate e meno dotate. Questo è vero, c'è poco da dire. Però, questo non toglie che con il giusto tempo, e non si parla di da un mese all'altro, da un anno all'altro, con il giusto tempo e con le giuste strategie, tutti possono migliorare. Fino a dove arrivare? Questo non lo so, dipende dal vostro potenziale genetico. Io ho sempre detto che fino a un 45, 44-45 di braccio a freddo, secondo me, non sono misure impossibili per un natural. Non sono misure impossibili. Sono difficili, questo sì, ma non sono impossibili. E oltretutto poi arrivare ai 40 di braccio e passarli, arrivare anche a un 41-42, questo è ancora meno impossibile. Ovviamente ci vuole del tempo e non bisogna frustrarsi se all'inizio le cose sono un po' difficili. Vedete, io i primi anni che mi allenavo in palestra, i 40 di braccio, non li avevo. No, non so se mi spiego. Non li avevo perché mi allenavo male. Per anni mi sono allenato male. Io non ho un particolare potenziale genetico, voglio ribadire, tutti dicono no, perché tu sei dotato, affatto. I dotati anche nei primi anni di allenamento, pur allenandosi male, comunque sia hanno dei miglioramenti.
abbastanza evidenti, io non avevo proprio niente, perché mi allenavo male, cioè mi allenavo come vedevo che facevano i bombaroli, si allenavano tutti i giorni, multifrequenza, cariconi, pesoni, cioè queste robe qua, quindi è chiaro che un atleta seguendo queste vie qui non va da nessuna parte. E quindi solo cambiando le strategie, i miglioramenti sono cominciati ad arrivare. Ho concepito la teoria dei conti in banca, il discorso della monofrequenza, sono entro questi termini qua, ma è lì che sono cambiate le cose. E le misure del braccio hanno cominciato piano piano a migliorare e a salire. Ogni anno in massa, che finiva diciamo verso febbraio, la misura del braccio era sempre un po' più alta rispetto all'anno prima. È questo che mi ha permesso di arrivare a questo livello. Adesso attenzione, il punto fondamentale delle braccia è questo. Sono legate al vostro peso corporeo, cioè come ho detto varie volte, un corpo che non pesa molto, un corpo con poca massa generale globale di muscoli non può avere grosse braccia, cioè è molto difficile, perché le braccia riflettono poi un po' tutto lo sviluppo muscolare dell'organismo. E questo non è strano se ci pensate che le braccia in tutti gli esercizi che fate per qualsiasi muscolo del corpo o spingono o tirano, quindi le braccia lavorano sempre. Ecco perché bisogna anche stare attenti a non sovrallenarle, perché le braccia lavorano sempre. E quindi sono legate inevitabilmente allo sviluppo globale del corpo, e questo è legato inevitabilmente al peso corporeo. Ecco perché in massa bisogna aumentare di peso, perché aumenterà un po' tutta la massa globale e anche le misure delle braccia. Questo è. Quindi i ragazzini che vogliono rimanere magri, che non fanno mai massa, sperando di fare braccia grosse, non le avranno mai, perché semplicemente non portano il loro organismo a un livello alto di peso corporeo e di massa. Questo è. Se volessimo quantificare, vi posso dire che poniamo un'altezza media di 1,75, una media, poi si possono fare gli aggiustamenti se uno è più basso o più alto. Adesso oggi i giovani poi tendono a essere anche più alti. Comunque, 1,75 per avere grosse braccia, una bella stazza di braccia. Questo significa che quantomeno in massa dovrete superare i 90 kg, ma non subito, magari il primo anno, ma anno dopo anno. Per arrivare poi magari da magri, arrivare a un 85 kg da magri o giù di lì, poco più, poco meno, e lì probabilmente ci avranno delle braccia grosse. Cioè, quindi il punto è questo: prima di pensare in sé proprio alle braccia, no? Allenare le braccia in modo specifico, pensate allo sviluppo globale del corpo e della massa, del peso corporeo. Questo è quello che nel tempo ve le farà aumentare. Tanto lavoro sempre le braccia, ripeto, o spingete o tirate. Quando allenate i pettorali, i tricipiti e le spalle, le braccia spingono sempre. Quando fate i dorsali, tirano sempre. Quindi, questo è anche uno dei motivi per cui sulle braccia non bisogna poi esagerare col volume di lavoro, perché ripeto, il lavoro già da sole, anche tutti gli altri esercizi. Quindi quelli che le allenano 2 o 3 volte a settimana, considerando appunto che sono sempre le braccia spingono e tirano di continuo, poi ci fate sopra un altro allenamento specifico durante la settimana, è chiaro che saranno sempre sovrallenate e non cresceranno mai. Vedete quanti errori, eh? Poi c'è il discorso della forma genetica del braccio, che quella è individuale sicuramente. Però una cosa importante, se guardate le foto, qui quando io ogni volta che faccio i doppi bicipiti, in tutte le mie foto potete guardare anche queste, notate che la misura del tricipite è fondamentale per avere grosse braccia, perché il tricipite che quando cresce da sotto e fa la mezzaluna, la misura del braccio inevitabilmente è grande. Quindi è il tricipite che dà la maggior parte delle misure al braccio, certo uno deve correre anche i bicipiti, assolutamente. Poi i bicipiti lì poi ci sono forme genetiche, c'è chi li ha piatti, chi li ha punta, lì è difficile cambiarli, si possono un po' ritoccare, migliorare, ma però il tricipite davvero, se si migliora, è quello che dà la grossa misura al braccio. Vedete anche lì però c'è una certa tendenza genetica. Io ho visto campioni professionisti che nei tricipiti non sono dotati, cioè hanno una forma di tricipite che tende a non crescere sotto, non hanno la mezzaluna, crescono solo di lato, non sotto, una forma di tricipite particolare. Anche se sono professionisti da anni, che comunque doping a tonnellate, eccetera, eccetera, quel muscolo lì si vede quando fanno i doppi bicipiti, cioè, sono sempre braccia grosse, intendiamoci, cioè, non è che siano, ma rispetto a chi
gli altri campioni che hanno proprio il tricipite ben sviluppato anche sotto, c'è cioè la differenza enorme. Lì c'è poco da fare, non è che il doping può cambiare questa cosa. Cioè, lì poi molti ricorrono al Synthiol, ma dopo vedete col Synthiol olio sintetico per gonfiare il muscolo nei punti, no? Certamente i professionisti li usano anche, però lo usano, ma è una cosa che intanto oggi come oggi questa cosa tende un po' a i giudici non la apprezzano molto. Poi in certi muscoli diventa troppo evidente. Per esempio nei deltoidi, il campione di oggi, tanti campioni che voi vedete, hanno dei deltoidi impressionanti. Uno dice, beh, ma è l'effetto dei farmaci. Sì, è vero, perché i farmaci androgeni, i recettori del deltoide si gonfiano, quindi divento già grossi solo con quelli. Non c'entra allenamento, possono allenarsi in qualsiasi modo, non c'entra proprio niente. Quello è un fattore influente. Proprio sono i farmaci androgeni, le bombe che fanno gonfiare i deltoidi. Ma quando vedete veramente deltoidi impressionanti, spesso lì dentro c'è anche il Synthiol. È che essendo un muscolo tondo, se si gonfia, l'effetto è un po' più, come dire, un po' più esteticamente ragionevole, si fa fatica a capire, ma c'è. Ma se fate questo lavoro qui nei tricipiti, o in altri muscoli, o nei bicipiti, per esempio, si nota che è un muscolo anomalo, che è gonfio in maniera anomala, quindi lì bisogna stare attenti. Ma adesso lasciamo stare queste tematiche, ve l'ho detto così giusto per puro sfizio tecnico. Allora, quindi non so, dipende voi che la forma del vostro tricipite che avete. E in ogni caso, il tricipite va sviluppato al massimo. Si può anche cercare un po' di migliorare la mezzaluna con esercizi specifici, ci sono, e quindi nei limiti si possono migliorare anche lì. Però dovete puntare anche molto ai tricipiti. Allenare i tricipiti bisogna allenarli bene. Io quando facevo i full immersion, però anche adesso lo vedo nei coaching online perché riusciamo a vedere in video l'esecuzione. Devo dire che non ho mai visto nessuno che sa allenare i tricipiti. Cioè tutti gli esercizi che fanno sono tutti sbagliati. Quindi se magari non siete dotatissimi e per di più sbagliate tutti gli esercizi, sarà difficile che i vostri tricipiti possano arrivare veramente a un livello abbastanza avanzato. Quindi vedete come tutti i tasselli del puzzle bisogna metterli al posto giusto, eh? E poi attenzione, un'altra cosa è questa, può sembrare ridicolo, ma dovete anche imparare a posare nel doppio bicipite, dovete avere il coraggio di sfidare le folle, siete in palestra, siete in giro, siete ovunque, volete fare un doppio bicipite, fatelo e dovete avere il coraggio di farlo, dovete sentirvi orgogliosi di farlo. Uno dice, ma io non lo faccio perché non ho le braccia grosse, farei ridere. Tu fallo intanto, perché l'autostima sale, cioè se tu lo fai e gli altri non lo fanno, tu hai sempre un vantaggio perché hai il coraggio di farlo. Se poi stai migliorando, ogni volta che lo fai la posa è sempre migliore, e poi qualcuno comincerà a dire, però questo qui sta migliorando, prima non era mica così quando posava, come mai? Poi magari un domani se avrete veramente braccia davvero campione natura, quando poserete col doppio bicipite, beh, allora lì la gente ammutolita, anche tanti bombaroli, forse non parlano molto. O magari mi fanno un complimento tipo, ah, si vede che hai iniziato a bombarti, perché quelle braccia lì, se no, mica le avresti. Ricordatevi che questo per un vero natural è sempre un complimento, ok? Allora ragazzi, adesso la massa adesso non è più tempo, non fate più a tempo adesso a fare la massa, ragazzi, si va al mare, ormai maggio, giugno. Ma cercate di definirvi al meglio, mantenetevi bene per l'estate, perché anche lì ci sono strategie di mantenimento importanti che noi facciamo, i nostri abbonati ovviamente che abbiamo curato la massa e la definizione, ma curiamo anche il mantenimento. Nella prossima massa mettetevi sotto come si deve, cominciate a fare cose per bene. Cioè, volete queste braccia grosse da impressionare le folle, sì o no? Volete fare un doppio bicipiti degno di un vero campione natural, sì o no? E allora fate le cose per bene, ripeto, ci vorrà tempo, non lo farete dall'oggi al domani, da un anno all'altro, ci vuole tempo, anni, ma anno dopo anno si migliora. E guardate le foto di Master a copertina, com'era, com'è, e vedete che quello è il percorso che ho fatto io, che potete e dovete fare anche voi, ok? Vi aspettiamo e non dubitate che seguire la verità porta sempre a successo. Al top.